Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Obi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chi volesse avere un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come avete detto dal titolo, oggi andremo a vedere la build Cavaliere dei Draghi. Molto semplicemente, questo personaggio mi è stato richiesto da un utente. In poche parole, quella che vedremo oggi è una build basata sul potenziare e soprattutto sul potenziale dell'arma che mi vedete in mano, ovvero l'alabarda dei draghi. Sappiate che questo oggetto ha una cenere di guerra estremamente particolare, adesso ve la mostrerò. Diciamo che ci sono solo due armi nel gioco con questo potenziale, ovvero questa e la spada del drago, che in poche parole fanno una cosa abbastanza unica. Guardate. Partiamo dal presupposto che la cenere di guerra è semplicemente l'attacco rotante, quindi non ha nulla di particolare, ma quello che vedete è l'arma ammantata di elettricità azzurra. In poche parole, quest'arma non solo causa un danno diretto di elemento fulmine, ma scatena anche lo status assideramento, quindi più colpirete il vostro avversario, più sarà facile causargli tale status e una volta applicato, oltre al danno aggiuntivo dell'esplosione d'assideramento, abbasserete tutte le resistenze al vostro avversario. Questo, diciamo che rende questo specifico oggetto notevolmente forte e efficace contro la maggior parte dei nemici. Però ve lo dico subito, quest'arma ha uno dei danni numerici più bassi del gioco, quindi contro alcuni boss potreste fare fatica. Sappiate che ho gestito questa build per poter modificare il suo potenziale di danno sull'utilizzo degli incantesimi del fulmine. In poche parole, ho fatto una build forte a 360 gradi. Se non riuscite a battere quello che avete davanti utilizzando l'arma primaria, vi basterà un secondo per cambiare due o tre oggetti e andare totalmente verso un'altra direzione e spazzare via qualsiasi cosa vi troviate ad ostacolare il vostro percorso. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere più nello specifico quelli che sono gli oggetti che compongono la build del Cavaliere dei Draghi. Bene, quella che state vedendo è la build del Cavaliere dei Draghi. Allora, cercherò di essere abbastanza veloce, perché alla fine è sempre la solita build tank che ho creato e modificato basandomi sulla build del tank blasfemo, quindi bene o male parte degli oggetti e soprattutto le statistiche sono sempre le stesse, e quindi ricordo sempre che Fede non è a 50 ma a 48, perché è presente l'elmo dell'armatura dei cavalieri dell'albero sacro che dà più 2 punti in Fede, quindi fate bene attenzione a non sbagliarvi con le statistiche. Allora, partendo dall'arma primaria, l'alabarda del drago, voglio subito mettere i classici puntini sulle X, quindi ben 4. Questa arma, come ho detto prima, non è molto forte. Andare a potenziare direttamente il danno del fulmine, ovvero quello che la cenere di guerra ammanta su tale oggetto, non va bene. Come vedete, in questa build sono presenti i 2 amuleti di Millicent e ovviamente la goccia comparativa nel balsamo, perché questo è molto semplice. Questi oggetti vanno a potenziare il danno di tutti gli attacchi sferrati in maniera consecutiva. Quest'arma vi permette di sferrare tanti fendenti con la cenere di guerra e lo potete fare in maniera abbastanza semplice. Siete un tank, non avete problemi di ricevere troppi danni dai vostri avversari. In più, più colpi fate, più attivate velocemente assideramento. Questo andrà a sommarsi tutto insieme per aumentare in maniera esagerata il vostro danno. In più, come vedete, è presente come sempre l'amuleto di Alexander che va a potenziare l'interezza della cenere di guerra e l'amuleto che vi aumenta il carico massimo, perché comunque siete un tank, quindi siete estremamente pesi. Ovviamente la mia arma secondaria, come sempre, è il pugnale con il passo delle miniere. Comunque, come vedete, non ci sono potenziamenti diretti e
il fulmine che va sull'arma lo riattivate in un secondo con la cenere di guerra, quindi anche se cambiate dalla primaria alla secondaria e si toglie, lo rimettete all'istante. Il sigillo, come vedete, è quello che va a potenziare il danno degli incantesimi del fulmine. Dopo andremo a vedere il perché, giustamente vi farò vedere la versione modificata di questa build in maniera che possiate adattarvi ai boss che vi trovate contro. Come dicevo, c'è tutto il set dell'armatura dei cavalieri dell'albero sacro, soprattutto lo scudatore, perché vi dà il massimo della difesa contro il danno sacro, che non sembra ma vi è utile contro la belva ancestrale. E ovviamente, come può mancare in una build a tank se non la lacrima riflessa, il vostro buon caro vecchio Mimic. In poche parole, sarete due carri armati che avranno un effetto congelante sull'avversario, quindi partirà praticamente all'istante, tutte le difese saranno abbassate, entrambi avrete un potenziale altissimo perché anche il vostro Mimic spammerà la cenere di guerra andando a massimizzare i due amuleti, e quindi farete un danno altissimo. Nel balsamo, un consiglio, io la seconda goccia ho messo quella che aumenta i danni da fulmine. Francamente parlando, non ci sono altre gocce molto utili, o ci mettete quella che aumenta la postura o quella che al massimo vi dà i punti azioni infiniti per 8 secondi, però secondo me sono bene o male inutili, anche perché la cenere di guerra di base non spreca tutta questa energia, comunque i punti azioni buttati via saranno pochi. Detto tutto questo, direi che possiamo andare a vedere i danni di questa versione di build e poi vi farò vedere la versione modificata e vedremo i danni anche di quella. Come sempre, il test dei danni sarà fatto sui nostri bersagli preferiti, ovvero sul gigante e i due soldati al castello di Godric. Adesso andiamo e valutiamo, anzi prima di andare a valutare facciamo così. Così intanto ammanto la mia arma col fulmine. Beviamo il balsamo. Curiamoci punti azione. E andiamo. Guardate. Come vedete, a me frega poco se mi colpiscono. Morto. Comunque siete un tank, a voi non vi interessa. Come vedete i danni sono abbastanza alti, forse i primissimi non così tanto, perché comunque prima devono partire i due amuleti e quindi attivarsi tutta la sequela di bonus sul personaggio. In più l'assideramento aiuta notevolmente ad aumentare tutto quello che è il vostro danno totale. Però come vedete questo personaggio ha un potenziale devastante. Adesso andiamo a vedere la versione modificata di questa build. Quella che state vedendo è la versione della build modificata. Sì, lo so, gli oggetti non è che sono cambiati così tanto. Alla fine ho cambiato tre amuleti e ho aggiunto gli incantesimi. In poche parole, quello che ho fatto è stato semplice. Ho tolto l'amuleto di Alexander e ho messo quello di Godfrey, che va a aumentare il danno di tutte le abilità caricate. Ho messo l'amuleto che va a aumentare tutti i danni da fulmine e quello che aumenta notevolmente il potenziale degli incantesimi. In più ho cambiato una delle due lacrime all'interno del balsamo e ho messo quella che vi dà i punti azioni infiniti per 8 secondi. Tutto questo, utilizzando il sigillo che va a potenziare i vari incantesimi draconici e quindi quelli del fulmine, e avendo la possibilità di utilizzare il lancio del fulmine, il fulmine è quello dall'alto, e la tempesta di fulmini, non sembra, ma vedrete che contro determinati boss questo farà veramente tanto ma tanto la differenza. Adesso andiamo a vedere i danni di questa versione di build e capirete il perché io dica questo. Ok, possiamo iniziare. Come sempre, dono aureo. Facciamoci anche fiamma dammi la forza, anche se mi sembra tanto inutile in questo momento. Andiamo sulla tempesta di fulmini, beviamo il balsamo, l'ampolla e guardate i danni, eh. Ho shottato il gigante e il tizio che ho colpito. Se avessi preso anche l'altro, avrei ucciso anche quello. Morto. Questa versione di build, per quanto sia così forte dal punto di vista dei danni, vi costringe a mettere via lo scudatore
e a brandire il sigillo con una delle due mani. Allora, io come sempre consiglio sempre di metterlo dietro allo scudo, perché è più comodo. Se voi lo volete mettere dietro all'arma, lo potete fare, ma non so quanto potrà essere effettivamente utile. In poche parole è semplice: questa versione di build ha un unico scopo, sconfiggere quei boss troppo grossi o troppo veloci per, diciamo, darvi la possibilità di attivare spesso la cenere di guerra. Non sembra, ma questo può capitare abbastanza spesso. Vi faccio un esempio, tipo contro il gigante di fuoco. Una delle clip conterrà questa boss fight e vi farò vedere che la versione di build che utilizza la tempesta del fulmine è nettamente superiore a quella che utilizza la pura forza dell'alabarda del drago. Invece contro altri boss, tipo quelli degli alberi, oppure non lo so, contro Malenia, per esempio, per farvi un esempio, utilizzare l'alabarda del drago che in più la sbilancia è qualcosa di veramente veramente forte e soprattutto veramente semplice, soprattutto per una build tank che per giunta è doppia, dato che sarete voi e il vostro Mimic. Adesso, l'unica cosa che vi farò vedere di questa build prima di lasciarvi alle clip è dove si trova la suddetta alabarda. Sappiate che sarà abbastanza semplice da trovare perché ve la dà un boss, però non sarà così veloce da raggiungere, perché diciamo che dovrete girarvi un po' sepolcride e se non conoscete tutti i vari luoghi magari non sapete esattamente dove andare. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere la locazione di questo oggetto. Come potete vedere, mi sono spostato e ora mi trovo nella parte sottostante alla città eterna, perlomeno alla prima. Questa mappa qui, io sono in questo punto di grazia qua, e questa è la zona sottostante alla città che si trova qui. Ve lo dico chiaro e tondo, questa zona è la prima che il gioco vi permette di esplorare di quest'area. In poche parole, siamo, per essere più precisi, sotto sepolcride. Infatti, come vedete, il mio pallino è in questo punto. In poche parole, si scende da questo ascensore, quindi, come vedete, andare a trovare la strada per venire in questo punto non sarà una cosa così difficile. Però non è detto che abbiate già trovato questo luogo, quindi magari ve lo siete dimenticato o più semplicemente non siete passati in questa zona. Venite qui, scendete in questo ascensore e il gioco vi farà arrivare esattamente dove sono io. Poi, partendo dal punto di grazia, vi basterà prendere torrente e cercare una colonna caduta. In poche parole, voi dovete salirci, arrivare in cima e prendere un teletrasporto, perché il boss è in un'area sopraelevata che normalmente non è raggiungibile. Un consiglio: cercate di schivare queste sfere elettriche, perché essendo nell'acqua vi fanno un danno altissimo. Venite qua verso questo mini boschetto, mettiamola così. Attenzione agli spiriti che ci sono qua, perché vi frecciano e vi fanno un danno altissimo. Questi. Saltate qui, questa è la colonna caduta. Ignorate gli avversari. Venite fino qua in alto, qua c'è il teletrasporto. Scendiamo da torrente e attiviamolo. E il gioco ci farà apparire letteralmente a 100 metri di distanza, più in alto, sempre nella stessa zona. Siamo in questo punto qua e letteralmente il teletrasporto è qui. Quindi non è molta la distanza, però come vedete in questo momento siamo in altissimo rispetto a quello che era il livello a cui eravamo prima. Prendiamo torrente e dirigiamoci verso questa direzione. Allora, voglio essere sincero, il boss non ci sarà, io l'ho già sconfitto, però la zona è questa, non potete perdervi. In più qua, come vedete, c'è la statua che vi farà riapparire nel caso ci lasciate le penne. Questo boss non è difficile da sconfiggere, però fate attenzione, perché voi gli fate un treno di danni, ma anche lui ve ne fa veramente veramente tanti. Si trova esattamente in questo punto. Vi do un consiglio: questa zona è piena di rovine, sassi e punti in cui potete saltare con torrente. Il modo di giocarci in maniera da bloccarlo, da fargli perdere il target o comunque da trarne un vantaggio, vedete la gente che rotola vicino alla montagna o che comunque sta
a distanza dall'acqua, in un modo o nell'altro riesce ad avere vantaggi contro il boss e non avere troppi problemi a sconfiggerlo. Detto questo, direi che per la guida di oggi, in un modo o nell'altro, è tutto. Vi ho fatto vedere l'unico oggetto che dovevamo trovare, ovvero la alabarda del drago, quindi penso non avrete problemi. Ovviamente vi lascerò in descrizione vari link legati agli altri oggetti in maniera che tutti i giocatori possano trovare l'interezza della build senza avere troppi problemi. Detto questo, qui da maestro Obi-Wan per Obi per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo ad un prossimo video.